il Nobel del salto con l'asta. Aveva appena cominciato la rincorsa. Non aveva mai saltato i 5,95, neppure alla passata Olimpiadi, quando era più giovane, e neppure alle nazionali o negli allenamenti. Ma che le era saltato in mente di misurarsi con una medaglia d'oro maschile? Lei, poi, che non era neppure particolarmente robusta, confidava nel colpo di reni al momento del valicamento, colpo a cui si era lungamente allenata. Aveva poi in serbo un altro colpo segreto per il distacco della destra dopo l'elevazione, ma non l'aveva ancora sperimentato a sufficienza e sarebbe potuto addirittura rivelarsi controproducente. Nell'insieme valutava non più del 20% la probabilità di farcela. Era poco, pochissimo, se ripensava al tempo e alle energie spese per allenarsi. Aveva anche litigato col fidanzato e con gli stessi genitori, che pure all'inizio l'avevano incoraggiata, ma non avevano visto di buon occhio la sua rinuncia, provvisoria si sperava, agli studi di matematica. La matematica, certo, una passione che coltivava fin da piccola, quando le avevano pronosticato un sicuro avvenire nel settore dei numeri ipercomplessi. Ma poi era intervenuta quest'altra passione del salto con l'asta, e lusinghiero risultato alle Olimpiadi di X a confondere le idee. E un pensiero matematico confuso non era la migliore garanzia di riuscita. Per contro, la consuetudine con l'universo ordinato dei numeri pensava le giovasse nel controllo dei suoi movimenti, addirittura sulla percezione interna della loro giustezza. Ma l'ordine nell'universo dei numeri era davvero così perfetto da non ammettere piccole irregolarità, addirittura buchi neri del pensiero, zone di indecidibilità che avrebbero compromesso tutto l'edificio? Tra il 16° e il 17° passo della rincorsa, che ne prevedeva 22, le tornò in mente lo sgomento che la colse quando al liceo le parlarono del numero impossibile, i uguale radice di meno 1, prototipo dei numeri immaginari e costituente essenziale dei numeri complessi, questi strani numeri che rendevano grandi servigi ai fisici per poi ritirarsi in buon ordine dopo aver svolto il loro ufficio. Certo, ora erano per lei delle ovvietà, da quando aveva affrontato l'algebra di Clifford, i quaternioni a più di due dimensioni, le supersimmetrie. Ma questo che c'entrava con il salto con l'asta nel quale era attualmente impegnata? Stava per iniziare l'elevazione, dopodiché avrebbe messo in opera i due trucchetti da lei inventati, che peraltro ora non ricordava. Le colse invece una folgorazione riguardante le supersimmetrie e che di lì a qualche anno le sarebbe valso il Nobel. Diede un piccolo colpo di rene e si trovò in posizione corretta, tra supina e seduta, sul materasso. Intorno a lei scrosci di applausi e grida. Aveva vinto l'oro e il record femminile, ma non se n'era accorta.